Buongiorno ragazze, oggi è sabato 5 febbraio, quello di oggi sarà un vlog, sono a Rivoli che è una città vicino a Torino, molto carina, che ho sempre amato, stavo già guardando che mi sto già perdendo ragazze, allora no, la numerazione è dall'altra parte, adesso andiamo a vedere, devo andare, oggi andiamo insieme a fare la seduta di armocromia e body shape, tra l'altro vabbè scusate il mio aspetto ma sono struccata perché appunto per fare questa seduta di armocromia devi essere completamente struccata e in più ieri sera ho avuto insomma una brutta notizia che mi ha colpito molto per cui insomma non sono al massimo dell'umore oggi e niente, comunque sto andando a fare appunto la seduta di armocromia e body shape che sono super super curiosa di fare. Ebbene, mi sto già perdendo, quindi forse è meglio che cerco un attimo dov'è il posto in cui devo andare. Una suora divento. È un po' sorrino. Suora Vittoria. Ecco qui. Allora, iniziamo dal sottotono. Sì. Se sei un sottotono caldo o freddo, quindi iniziamo dai rossi, ti metterò un rosso caldo e un rosso freddo. Ok. E vediamo come reagisce il tuo viso. Quindi con il colore giusto il viso si illumina, con quello sbagliato invece. Io sicuramente non azzeccherò. Rosso freddo. Rosso caldo. Allora questo ti spegne un pochino se tu vedi. Sì. Questo qua ti illumina un po' di più, ti colora di più le guance, l'occhiaia anche meno accentuata. Sì. Così un po' più spentina. Sì. Quindi si fanno varie prove per arrivare poi al sottotono giusto. Ok. Che è il rosso pomodoro. Il tuo occhio è castano. Sì, castano, col sole ho qualche venatura sul verde. Sul verde. Verde scuro. Allora. Rosso pomodoro e rosso lampone. Proprio sbiancata. Riesci a vedere la differenza? Magari con alcuni la vedi di più, con altri di meno. Sì. Sì, è vero, mi vedo più, cioè più gialla, tra più virgolette, giallina, con questa. Sì, invece sì. Con questo meglio. Sì. Diciamo che in giro si trova tanto più caldo, quindi magari uno prende anche colori più caldi perché... Sì, per la moda. Sì. Beige. E grigio. Allora, ad esempio qui col grigio non mi dispiace, perché questo beige ti fa proprio un po' sì, e non esalta molto il tuo incarnato. Poi dopo andremo a vedere proprio l'intensità e quindi vediamo nello specifico. Questo non mi dispiace, magari un po' più acceso, un po' meno spentino. Sì. Ramato e blucina. Poi questi drappi sono anche lucidi, quindi aumenta l'effetto sul viso. Perché a livello di sovratono, a parte che sei un po' più neutra, però ad esempio le occhiaie sono un po' più violacee, anche le labbra, quindi invece quello è un po' più da sottotono freddo, anche il capello cenere è un po' più tipico da sottotono freddo. Però il fatto che ti siano bene alcuni colori caldi è perché ci sono delle sottocategorie che tra di loro possono rubarsi dei colori. Ok, quella soft, sì, esatto. Ho sentito dire ogni tanto di questo, cui... no? Autunno, freddo, soft. Come, perché infatti questo non ti sta male, però ti preferisco con questo. Sì. Non così intenso, ma mi piace di più. Sì. Sì, ad esempio c'è anche l'autunno scuro che può prendere qualche colore dall'inverno scuro. Ok. Oppure appunto estate soft con l'autunno soft. Ok. Sono proprio delle comode.
Esatto. Drappi argentati e dorati. Anche qui, una volta era tutto argento, adesso prendo tutto oro. Sì, poi uno va anche molto in base alle mode. Quello, perché è ritornato l'oro. Sì, quindi. Una volta non avrei mai comprato. Gialla, proprio giallina. Anche l'occhio si spegne. Guarda così. Sei un po' più lunare che solare come incarnato. Sei neutro, è vero, però Biri, quando ti metto l'argentato, guarda come stai bene, illumini. Questo qua sì. Sei più giallina. Sì, è vero. Già. Okay. Quindi Summer Soft, spieghiamo. Allora, questa è la parte dell'abbigliamento. Io poi questa ho il PDF, quindi te la manderò via mail, che magari così i colori così rimangono più vivi. Allora, questa è la parte abbigliamento. Vedi che hai i tuoi neutri, che sono questi grigini, ma sembrano anche un po' beigiolini, perché la Summer Soft è quella che si avvicina un po' di più all'autunno. Ok. Quindi alcuni colori che sono, vedi, questi sembrano un po' più caldini, perché li prende dall'autunno soft. Poi hai i marroni freddi, sì. Questi grigi qui, sì. Che sono comunque freddi, sì. Poi qua hai più la parte del marroncino, mm-hmm. Rosa, hai sia il rosa cipria, che è sì. Freddo, sia questi rosa qua, quindi più okay. Il fucsia, il borgogna, il rosa confetto, okay. Non hai un vero e proprio rosso, il rosso fuoco ad esempio è dell'inverno perché è freddo, i tuoi sì. Sono più questi qui, ma sono quelli che ti stanno meglio, sì. Giallo non hai tantissimo, mm-hmm. Hai giusto questi due, tanti verdi, tanti blu, e poi questi che sono dei blu per vinca, quindi okay. Sono dei blu che hanno un po' di viola, sì, però ecco, non è io ad esempio il blu, questi colori qui proprio non li uso, niente. Invece usarli. Devi provarli, perché anche questo qua sarebbe una sorta di petrolio, però nella versione fredda. Tipo questo colore? No. Sì, tipo quello lì, quello è nella versione calda. Cioè io ho paura di fare di confusione e dire quello è il blu petrolio, ok, invece no. E infatti dopo ti dico okay. Come riconoscerle. Va bene. Quindi il basico del tuo guardaroba, nel senso magari un cappotto, però tu puoi spaziare su tutti questi colori, mm-hmm. Possono essere questi, vedi? Okay. C'è il grigio, c'è questo verdino che è un po' Tortora. Grigino. Sì, un po' sul grigio, il viola. Allora, questo è un blu scuro. Ah, ok. E questo invece è un Questo è un marrone grigiastro, okay. Scuro. Infatti il nero piuttosto nei pantaloni, nelle gonne, perché o se metti una giacca nera, ad esempio, sotto ti vai a mettere una maglia, una camicia, una dolce vita della tua o palette. Sciarpa. O una sciarpa, il foulard. Okay. Puoi giocare con l'accessorio per i capelli, che è il cerchietto, la fascia, il foulard. Quindi ecco, ad esempio, la sciarpa nera evitare. Perché mi ammazza. Perché già se sei tutta nera, almeno metti okay. Il punto luce della sciarpa. Ok. Gioielli, vedi, argentati. Allora, puoi prendere dall'autunno soft, perché appunto tu sei in comunanza con l'autunno soft, sì. Puoi prendere i colori più simili. Allora, questo è il tuo argentato, sì. Che ti sta bene. Sì. Se fosse ad esempio un dorato soft, come questo non ti sta male. Okay. Quindi, ad esempio, questo qua è il drappo del contrasto che ci serve per le fantasie. Sì. Vedi che questo è un contrasto alto, è troppo, troppo forte per quello che sono i tuoi colori. Questo invece è un contrasto basso. Okay. Poi per esempio colori... mi vedo meglio con l'alto, sarà l'abitudine. Sì, magari perché ti piacciono... Deve essere un contrasto anche medio-basso, quindi non per forza basso come questo, quindi okay. Rimane molto... tono su tono. Allora, sì. Per il trucco, vedi, gli sì. Occhi, vai sul... il nero qua ce l'hai comunque. Ok, approvato. Il blu, il grigio, questo marroncino qua, poi in realtà puoi spaziare anche in questi altri colori okay. Che vedi, però più che altro lì per la riga, per la linea di eyeliner o matita, su quei colori, okay. Preferibilmente. Il nero sì, quindi? Il nero sì, okay. Il nero sì. Il blush, vabbè, tanto io vado più sul rosa che sull'arancio. Il blush rosato e i rossetti anche lì, vedi, proprio... rosa, sì.
Sì, sul colo, sul trucco mi trovo molto. Ti trovi? Sì. Ok. Beh, ad esempio questo è caldo. Per carità. Quindi no. Così aranciato, rossetti mattone, corallo, invece no, tu sei più da... mai, sì, sì, più sì. Allora, cosa si va a vedere? La corrispondenza tra spalla e fianco. Sì. Allora, piedi uniti, nel tuo caso hai il punto vita ben segnato. Allora, faccio alzare un attimo le braccia. Spalla, fianco, diciamo che c'è corrispondenza tra spalla e fianco. Hai un fianco che rimane un po' più alto. A volte il fianco può partire, essere un po' più piatto e poi arrotondarsi dopo. Nel tuo caso si arrotonda prima. Poi il seno comunque non è un seno piccolo, quindi non è da donna triangolo, ad esempio, che ha un fianco sporgente. Tu hai il fianco formoso, sì, ma comunque è in linea con la tua spalla. Sì. Punto vita segnato, quindi sei un 8. Okay. Un 8 è praticamente una variazione della clessidra, okay, perché l'8 ha il fianco più alto, okay, rispetto alla clessidra, che ha sempre comunque il punto vita segnato, ma ha un fianco più basso. Okay. Ecco. Okay. Così va bene. Sì, gonna così va bene, un po', però perché ti delinea comunque la vita e qua va svasato, quindi dare troppo volume. Tu invece, diciamo, le cose più aderenti o semi-aderenti sono le migliori per la tua body shape. Questa invece è un po' troppo. Se ti metti questa che ti va a diciamo, a gonfiare, tra virgolette, un po' il fianco, allora poi devi lavorare sopra e ti dico come, okay, con particolari scollature. Ecco, per esempio una gonna così, magari anche un pochino più lunga, cioè è la mia. Cioè, no, te la metteresti? Ok, ma te la metti, ti dico solo come valorizzare poi le spalle. Comunque va bene perché valorizzi la vita. Ok. La lunghezza, siccome comunque hai una gamba snella, anche il polpaccio, puoi farla cadere dove vuoi. Okay. Basta non metà ginocchio, perché quello taglia proprio la gamba in generale. Sì. Però può finirti anche qua, può finire alla caviglia, dove vuoi. Okay. Perché le linee orizzontali, cioè l'occhio va dove ci sono le linee orizzontali. Quindi okay, nel tuo caso punto vita, okay, non bisogna farla andare nei punti più sporgenti, ma tanto tu non hai punti da non andare a segnare. Okay. Quindi nel tuo caso è più facile. Anche questo modello comunque non ti sta male di pantalone, modello dritto, okay, quindi dal fianco cade dritto perché comunque ti valorizza la vita. Okay. Quindi qua comunque te la valorizza, poi dal fianco cade dritto. Sì, importante che il fianco, cioè il punto vita, l'attenzione sia lì. Sì. Il blazer è meglio sagomato. Sagomato vuol dire che va a stringersi in vita, un po' come i cappotti. Allora, o vedi così. Ecco, tipo se mi vestissi così. Così, se lo lasci aperto, sì, ti sta bene, sì, perché tanto avrai sempre il richiamo, metti caso così, sì, una cintura in quel caso, okay, hai il richiamo qua della vita, okay, quindi comunque hai questo punto segnato e ti sta bene. La giacca sempre con un po' di spallina perché va okay bene. Oppure se la porti chiusa, ecco, sì, ad esempio così, nel tuo caso dovrebbe essere un po' più strettina, ecco, sì, se già così vedi che comunque ti delinea la vita, sì, e qua è morbida sul fianco, spalle e fianco corrispondono, punto vita segnato, quindi così, sagomato è proprio così, si intende, proprio più okay, scavato nella vita. Per esempio questo colore, no? Questo è freddo ma è un po' intenso, questo è da inverno. A me piace già questo. Questo è da... questo qua ci devi mettere ad esempio un qualcosa sotto, non di nero, ma di un colore, se hai colori così accesi, vai per monocromatico, quindi magari metti un blu più tenue o un verde più tenue, okay, che almeno la parte vicino al viso... Cioè io invece già così mi vestirei, mi piace. È un po' troppo. Ok, è il punto giusto, vedi, già solo così... Anche dovesse avere una maglia più lunga che si sì arriva qui, perché tanto tu la maglia puoi farla arrivare dove vuoi. Ok. Puoi farla arrivare anche più giù. Sì. Se metti magari un legging, se la metti più giù, ma se metti un pantalone normale puoi farla arrivare anche qui. Però se hai il richiamo in vita, vedi, guarda come ti sì slancia, come ti viene. Quindi è giusto qua, diciamo, che si appoggia è un po' dove iniziano i fianchi. Sì, sì, dove inizia il tuo fianco, che il tuo è un fianco un po' più alto, però da valorizzare quel punto. Ok. Come portare la tracolla, nel senso, nel tuo caso, ecco, tu la porti davanti o di lato? Davanti. La porti davanti, allora così va benissimo. Anche se dovessi portarla di lato, anche se la porti di lato, comunque così non ci sono problemi perché tanto va a cadere qua in questo punto. Okay.
Invece se dovessi portare gli zaini, vabbè, tanto gli zaini sono dietro. Okay. Borse da giorno, la grandezza delle borse da giorno può essere anche... No, questa è una grandezza che può essere media. Sì. Comunque la borsa, l'ideale, puoi portarla sia così, sì, perché tanto anche se ti cade sul fianco non va a crearti volume, vedi che la figura comunque è giusta, sì, quindi puoi portarla così o anche sotto braccio, okay, però anche se la porti in questo modo assolutamente va bene. Non le borse giganti forse. Non troppo, sì, perché la borsa gigante deve essere sempre un po' proporzionata comunque alla tua figura. Quindi per gli orecchini non troppo allungati e forme più addolcite. Sì. Prova a toglierti la mascherina. Ok, vedi che così fa effetto più allungante. Sì. Quindi il berretto è meglio piuttosto senza pompon. Così, già. Così, meglio. Esatto, così proporziona. Ok. Infatti magari anche una coda troppo troppo alta su di te, uno chignon qui va a enfatizzare la parte più lunga. Più bassa. Meglio più bassa. Sì. E anche ad esempio come i capelli, meglio una lunghezza così, più lungo, più corto. Allora, non il corto che ti arriva qui se dovessi farti una sorta di carré, perché sì, vai proprio in quel punto, quindi più lungo così ti sta bene. Così o se no lunghi. O se no lunghi. Ok. E anche volendo potresti, perché comunque hai la fronte normale ma non ce l'hai bassa. Sì. Quindi volendo potresti farti anche un ciuffetto scalato che vai così. Le linee diagonali diciamo vanno sempre a portare l'attenzione lì in quel punto, quindi okay, magari scarpe, quindi questa qua va bene perché tanto tu hai la caviglia fine, sì, quindi l'attenzione anche se va a finire qui, come diciamo prima le linee orizzontali, però ti sta bene nel tuo caso perché non va a evidenziare un punto largo. Okay. Anche lo stivale, se dovesse finire qua in questo punto, va puoi bene, fare veramente tutte le altezze che vuoi. Okay. Ad esempio avessi avuto un polpaccio più grande, una caviglia più grande, ti dicevo non far finire gli stivali lì. E ad esempio gli stivali che si vanno tanto di moda sopra il ginocchio. Sì. Anche. Sì, sì, assolutamente. Okay. Poi se ti metti anche la gonna corta va bene perché hai la gamba snella. Okay. Allora, noi abbiamo finito la consulenza, abbiamo scoperto che devo un attimino rivedere le mie palette, sì, i sì, miei colori. Qualche colore da rivedere. Quindi io sono una summer, summer soft fredda. Sì, quindi okay, sottotono freddo, vieni intensità bassa, okay, per cui estate soft. Ok. E appunto se volete venire anche voi a scoprire qual è la vostra stagione, quindi l'armocromia serve proprio per capire quali sono i colori più giusti per voi, sia per l'abbigliamento che per il make-up, il colore dei capelli. E quindi se volete venire a scoprirla... Abbiamo una promozione, esatto, quindi avrete il 50% se appunto verrete a mio nome, quindi potete contattare Jessica, io qua sotto vi scrivo sia la mail che la sua pagina Instagram, quindi potete mandarle un direct e tutto quanto, anche senza impegno, semplicemente per curiosità. Tu sei a Rivoli? Sì, a Rivoli in via Rombò 31B, ok, quindi è una traversa di via Piol, per esatto, cui sono... pieno centro di Rivoli, e appunto se chiedete informazioni che siano via mail, in direct, oppure se venite direttamente a nome di Vitti, avrete appunto il 50% di sconto, quindi insomma chiedete un po' perché poi si è abbastanza piena, quindi sì, bisogna... Sì, sì, diciamo che ho già l'agenda piena per tutto febbraio, quindi da marzo si inizia a liberare un po' l'agenda. Perfetto, quindi... tu fai sia la consulenza di armocromia e di body shape. Esatto, quindi anche la body shape, quindi lo studio della forma del corpo, quindi in base alla vostra body shape andare a capire i modelli che sono più adatti a voi di tutte le categorie merceologiche, quindi dai pantaloni agli abiti, quali tessuti meglio usare, quali piuttosto no, e anche la parte di più di facial shape. Okay. Quindi niente, vi aspetto. Perfetto, dai, allora io adesso vado a casa e vado a curiosare un po' nel mio armadio, poi mi sa che ti manderò qualche foto, mi dirò sì, questo sì, questo no e tutto. Sono pronta a rispondere alle tue domande. Ok, va bene, grazie mille Jessica, grazie. A te, grazie. Grazie a te. Allora ragazzi, buongiorno, oggi è domenica, io sto ripensando un po' alla appunto seduta di armocromia body shape che ho fatto ieri e spero che insomma vi sia piaciuto, ecco, un vlog un po' diverso dal solito in cui appunto vi ho portato con me in questa esperienza. Ero veramente da tantissimo tempo che volevo fare questo tipo di consulenza e appunto però appunto su Torino e dintorni non trovavo nessuno e insomma sono poi contenta di aver scoperto Jessica. Appunto, come diceva lei, è normale che nel momento in cui uno fa un tipo di consulenza di questo tipo non cambi completamente la tua vita,
È un po' come se ti dicessero, a me dicessero, no, se stai assolutamente meglio castana o mora, ma io sono bionda nell'animo e quindi insomma rimango bionda. Sicuramente farò magari un pochino più attenzione, ad esempio mi ha detto che il nero non è proprio un colore che mi valorizza al massimo, per cui per quanto continuerò ad utilizzarlo, ma cercherò magari appunto di apporre degli accorgimenti. E cercherò magari appunto di utilizzare più i toni più freddi e rivalutare un po' l'argento che ho accantonato. Niente, anche oggi ho indossato gli orecchini dorati, perché poi effettivamente uno va anche molto in base un po' alla moda, no? Che adesso si usa l'oro, quindi siamo più sull'oro. Anni fa l'oro non l'avrei neanche guardato in cartolina. Basta, quindi spero che appunto questo vlog vi abbia fatto piacere. Appunto, informatevi perché appunto adesso vanno comunque molto di moda queste consulenze, per cui sicuramente in tutte le città troverete appunto un'esperta che può farvi questo tipo di consulenza. Fatemi sapere qua sotto nel box di informazioni se magari avete già fatto la consulenza e che cosa vi hanno detto, e soprattutto se avete apportato degli accorgimenti, delle diversità nel vostro armadio, nella scelta dei capi. E noi ci vediamo col prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, sempre vitti871. Alla prossima, ciao!